Ciao a tutti da Ivan e da Svapolit. Questa è una nuova rubrica che verrà fatta periodicamente per presentarvi i nuovi prodotti che terremo in negozio. Quindi diciamo questa è la puntata numero uno. Come molti di voi sapranno, io generalmente i prodotti ne prendo un pezzo a scatola chiusa, lo provo, lo testiamo, generalmente li testo io. Se vanno bene poi arrivano in negozio, se mai rimangono lì dove sono. Oggi vi parlo del Subtank Mini della Kangertech, è il fratellino minore del Subtank classico. La differenza qual è? Che il Subtank è da 23 mm, questo è da 22, quindi per capirci ha il solito diametro di un Kaifun. Rispetto a un Kaifun però hanno ottimizzato meglio le dimensioni, quindi risulta leggermente più basso, più corto. La particolarità di questo atomizzatore è che può andare con tre tipi di resistenze diverse. Una con le classiche dual coil della Kanger, quelle che vengono montate su diversi prodotti del marchio. Un'altra è quella con le resistenze sempre già fatte dalla Kanger, ma con micro coil e cotone. E vi posso assicurare che è un ottimo cotone e la resa aromatica ne guadagna subito. Terzo, si monta il kit per farlo diventare un rigenerabile, sostanzialmente diventa un Kaifun, però ci sono alcune differenze. Quella che salta più all'occhio, o meglio al palato, è che il vapore risulta più umido rispetto a un Kaifun, che generalmente ha un vapore più secco. È completamente fatto in acciaio 306, quindi acciaio di quello serio, tank in Pyrex. All'interno della confezione troviamo un altro tank in Pyrex di ricambio e anche un sacchettino con degli O-ring sempre rossi di ricambio. Sempre all'interno della confezione troviamo delle micro coil già pronte e un sacchettino con dell'ottimo cotone, sempre di quello organico giapponese. Viene dato anche il drip tip, che è questo. Ha la regolazione dell'aria, un foro completamente aperto per tirare di polmoni e due fori per chi magari piace più il tiro arioso. Io mi trovo bene con un foro. La resistenza che sto utilizzando è quella che è già montata quando vi arriva e è una resistenza da 0,70, quindi non siamo nemmeno no, siamo in sub-ohm e sto andando a 14 watt, quindi eroghiamo 3,10 volts. Va molto bene, la resistenza è molto facile da rigenerare o comunque utilizzare le microfoil che danno già loro, quindi basta solo inserire il cotone. E vi posso assicurare che se montato bene la resistenza e il cotone non va assolutamente mai in secca e l'aroma è decisamente buono. Da considerare che il vapore non è caldissimo, nemmeno freddo, è il giusto compromesso per non andare a ammazzare determinati liquidi, magari ad esempio quelli fruttati. Provo a farvi vedere un tiro con il foro d'aria, quello più grosso, naturalmente c'è da tirare di polmoni. Vapore molto molto denso. A me non piace tirare di polmoni, quindi rimettiamo con un foro d'aria aperto. Davvero un ottimo prodotto. Un altro prodotto che voglio farvi vedere oggi è le grip della Joytech, un prodotto che io ho provato in autunno, ma che avevo scartato per via delle resistenze già pronte di Joytech, che praticamente hanno il difetto, come molti atomizzatori della Joytech, che se non si utilizzano liquidi, particolarmente liquidi, quindi con un'alta percentuale di glicole, tendeva ad andare a secco nel giro di 4-5 svapate. Praticamente se si usano liquidi americani andava a secco subito. Perché ve ne parlo oggi? Perché è uscito da poco il kit per farlo diventare un rigenerabile. Praticamente si cambia il tappino sopra, sotto, che non è altro che il cap di sotto dove si andava a avvitare la coil pronta della Joytech, e si mette questo dove praticamente diventa un Kaifun. Si lavora un pochino
più nel piccolo, però si riesce a lavorarci tranquillamente. Nel kit viene dato già delle micro coil pronte, una già montata e anche un sacchettino con un buon cotone. Ora io sto utilizzando la microcoil che era data già montata e ho non fatto altro che montarci il mio cotone. Operazione semplicissima. E la resistenza è da 1,2 ohm e sto andando a 13 watt. Allora, qui abbiamo un vapore più caldo, non bollente, però è un vapore più tiepido, più caldino, quindi secondo me molto indicata per i liquidi cremosi o tabaccosi. La figata di questo prodotto è che sia una cosa piccolissima con una batteria da 1500 mAh e un tank integrato che contiene 3,8 ml. Si ricarica da questo sportellino. La particolarità è che non perde un goccio di liquido, perché veramente quando si chiude lo sportellino è chiuso lì. Un prodotto da passeggio perché è veramente veramente piccolo, però regalando una buonissima qualità di svapo e il circuito è ben ottimizzato e garantisce con i 1500 mAh di batteria la giornata completa anche per chi svapa parecchio. La ricarica è micro USB sotto e ho visto che in circa 2 ore e mezzo è completamente carica da quando era invece scarica. Qui nella rotellina del pulsante possiamo andare a cambiare i watt. Davvero un bel prodotto, soprattutto per chi cerca una qualità di svapo elevata, però senza avere magari dei bestioni che per via del lavoro o per chi vuole farsi una passeggiata e non vuole un bestione dietro, questo è un prodotto altamente consigliato. Sarà disponibile da noi nelle prossime settimane. Le grip le abbiamo già, ma stiamo aspettando a metterle in vendita perché secondo me è un prodotto che va venduto solo con il kit rigenerabile, perché le sue resistenze hanno due difetti: uno che costano un botto, cosa classica nei prodotti Joytech; due, se non si usano liquidi con una percentuale altissima di PG non ha senso utilizzarli, e i liquidi più buoni, i liquidi migliori sono invece quelli che hanno il 60-70% di glicerolo, quindi liquidi più densi, quindi con le sue resistenze è praticamente inutilizzabile. Io la sto utilizzando già da una settimana con il kit rigenerabile e vi devo dire che mi ha sorpreso parecchio, soprattutto per le dimensioni, durata batteria e resa. Non va mai a secco perché ha un sistema davvero fatto bene che non può andare a secco. Con questo è tutto, un saluto da Ivan e da Svapolite, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!